I numeri possiamo dirlo con la relativa prudenza, ma anche con chiarezza, sono incoraggianti. Il trend dei nuovi casi diagnosticati è in costante diminuzione in tutte le regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. Questo naturalmente ci conforta, dimostra che la strategia adottata passo dopo passo in tutte queste settimane è stata ed è quella giusta. Dico solo, facciamo attenzione. Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza. Abbiamo un'occasione storica. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund. Ma dobbiamo essere consapevoli che la somma che ci viene messa a disposizione, la somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia, non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero Paese, di cui il governo in carica ha sicuramente la responsabilità di spesa sulla base di un progetto lungimirante condiviso con tutte le migliori forze del Paese. Ed è per questa ragione che intendo convocare a Palazzo Chigi al più presto. Per una settimana, dobbiamo far presto, tutti i principali attori del sistema Italia.